Ciao a tutti, eccoci con l'estrazione. Ci sono un totale di 28 iscritti, ce n'erano 29, uno è scomparso, il suo commento non c'è più, quindi probabilmente non voleva più partecipare e ha cancellato il commento. Quindi 28 iscritti in totale, vi faccio vedere l'elenco. Ok, procediamo con l'estrazione. Come al solito estraggo due utenti. Il primo estratto è il vincitore, il secondo estratto è il vincitore di riserva, nel caso in cui il primo non sia più interessato, non voglia ritirare il premio o non voglia rinunci, insomma. L'utente che verrà estratto avrà 15 giorni di tempo per contattarmi. Ok, facciamo l'estrazione. Buona fortuna a tutti. Eccoci qua, questa è la bustina con i miei numeri. I numeri equivarranno a quelli che vi ho fatto vedere nell'elenco, quindi estrarrò due numeri e vedremo quali saranno i relativi utenti iscritti. Come al solito, per riuscire ad avere la certezza che ci siano tutti, li metto qua in fila sul tavolo, così posso verificare prima di cominciare a fare l'estrazione. Ok, mi mancano solo gli ultimi due e poi ho tutti e 28 i numeri dei partecipanti. Eccolo qua. A posto. Sono tutti. Ora ovviamente tolgo questi che sono tutti quelli in più per questo giro. Li metto nel mio bel sacchettino per la prossima volta e possiamo cominciare l'estrazione. Ok, sono pronto. Il mio solito piattino, un bicchiere dove mettere dentro, raccolgo tutti e 28 i numeri e possiamo partire. Sistemo bene la telecamera così si vede bene . Ok, cominciamo a mescolare e comincia il primo giro. Questo bicchiere è un po' elettrostatico, quindi devo verificare che non si fermino dentro dei numeri. Ok, scoliamo. Stiamo andando bene. Cioè,
sono ancora un po'. Perfetto. Cominciano a essere pochi. Mescoliamo ancora. Ehi, per un peso solo due. Chi sarà il fortunato? Nessuno dei due. Riproviamo. Nessuno dei due. Riproviamo. Speriamo di non metterci tutto il giorno. Niente. Eccolo qua. È il numero 7. Vediamo se riesco a farvelo vedere. 7, eccolo qua. Perfetto. Non so a memoria che utente è, ma ve lo metto in sovraimpressione. Partiamo col secondo giro. Un'altra mescolata. Ok, via questi. Un altro giro. Pochi eliminati. Un altro giro. Ok, un bel giro questo qua. Vediamo se troviamo già il fortunato. Il fortunato è il 24. Eccolo qua che si vede. 24. Perfetto. Quindi 7 è il primo estratto, 24 il secondo estratto. Ecco fatto. Allora, come abbiamo visto, l'utente vincitore è quello che io avevo come numero 7, Luigi Fadda, se non ricordo male. Sì, Luigi Fadda. Contatterò, andrò a rispondere al suo commento in cui si è iscritto, per avvisarlo anche per iscritto che ha vinto. Luigi, se vedi questo video, contattami tu, fai un commento anche qua sotto il video, ci mettiamo in contatto, poi ci sentiamo in privato e ci mettiamo d'accordo. Per quanto riguarda il secondo estratto, il numero 24, Miko Skutrupi, spero di averlo pronunciato giusto. Se dovesse Luigi rinunciare, eventualmente farò un secondo video dove sarà un video per avvisare, insomma, Mikos che toccherà lui. Però prima devono passare 15 giorni, appunto, per contattare Luigi. Ricordo a Luigi e Mikos che la spedizione è gratuita, quindi non dovete assolutamente pagare nulla.
quando mi contatti Luigi e anche Mikos, non mettete il vostro indirizzo nei commenti. Ci sentiamo privatamente per metterci d'accordo sull'indirizzo di spedizione. Sotto nei commenti mettete solo un messaggio, così vi rispondo e poi vi dico come fare a contattarmi. Ok, anche questa estrazione è fatta. Ci vediamo alla prossima estrazione, al prossimo concorso. Ne farò uno a 2000 iscritti. Per questo video è tutto. Ciao, ai prossimi video.